Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo episodio della nostra rubrica Camper Portrait, nella quale siamo lieti di presentarvi il prestigioso marchio Malibu by Cartago. Vi porteremo quindi all'interno di uno splendido semi-integrale della Compact Class dell'azienda di Ohlendorf, più precisamente il T440QB. Scopriamolo insieme. Compatto, 6,99 m, elegante e giovanile allo stesso tempo, queste sono le caratteristiche che definiscono questo gioiellino di casa Malibu, un veicolo progettato per la coppia dinamica che ama scoprire il mondo viaggiando, senza rinunciare a tutte quelle comodità a cui la grande esperienza Cartago, casa madre della sorella Malibu, ha abituato i suoi appassionati conoscitori del prestigioso marchio. Ed è proprio il prestigio che, con le sue linee morbide ma al tempo stesso moderne, colpisce lo spettatore, facendoci immaginare un veicolo dalle grandi doti stradali che non lascia però nulla al caso, soprattutto per l'utenza esperta cui è dedicato. Sulle sue forme affusolate, bianco candido, spiccano le grafiche a tinte pulite e dinamiche, dalle nuance bronze con il grande logo a fare da cornice sul cupolino automobilistico. Montato sul nuovo Ducato con propulsore 2.3 litri che sviluppa 140 cavalli, è dotato di varie funzioni come ABS, ASR, Traction Plus, Hill Descent, Cruise Control con cambio manuale a 6 rapporti, Radio DAB doppio DIN con Bluetooth, retrocamera di retromarcia integrata e, a proteggere la nostra privacy, il kit di oscuranti plissettati di semplice utilizzo, funzionali e di grande impatto estetico. Cerchi da 16 pollici, uno standard ormai per veicoli di tale levatura, calandra nero lucida con il bel logo in evidenza, danno un tocco di elegante sportività a tutto l'insieme. Forme pulite, con la caratteristica curvatura della parete in corrispondenza del tetto, bandelle in alluminio di colore bianco con luci di ingombro a filo, fanno da cornice alle numerose aperture che svelano grandi spazi di stivaggio sapientemente ricavati nel doppio pavimento e accessibili sia dall'esterno che dall'interno mediante botole dedicate di generose dimensioni, con aperture a scomparsa che nascondono e proteggono anche alcuni impianti tecnici. Il posteriore è caratterizzato da termoformati perimetrali dalla forma dinamica che integrano perfettamente la bella fanaleria ed il terzo stop con camera di retromarcia. Sempre nella parte posteriore, una menzione particolare è per il gavone con apertura di 925x1100 mm, illuminato, riscaldato, è dotato di originale dispositivo brevettato denominato Pedelec, utile a favorire il carico del trasporto di bici elettriche o scooter senza dover rinunciare al letto basso queen size. L'immancabile e potente luce esterna con funzione di colciolatoio sopra la porta, la presa c'è per il collegamento di rete e il classico tappo dell'acqua con chiusura a chiave completano l'estetica della struttura esterna. Numerosi oblò con cupola trasparente ed il maxi panoramico apribile sul cupolino forniscono una buona luminosità interna. Completano la dotazione le nuove finestre Sides modello S4 con tendine di cortesia coordinate con la tappezzeria, tutte dotate di oscurante e zanzariera. Entrando all'interno del veicolo attraverso la maxi porta dotata di finestra con oscurante e zanzariera mediante l'ausilio di un comodo gradino elettrico, siamo immersi direttamente in un ambiente raffinato, elegante ma allo stesso tempo giovanile, dove anche il più piccolo dettaglio non è lasciato al caso. Dagli appendiabiti alla maniglia d'ingresso, dal gruppo di interruttori luci di servizio al posizionamento del bel pannello di comando nero, passando per la brandizzazione cromata del logo, tutto denota l'estrema cura del dettaglio di questa interessante proposta. La dinette è di classica disposizione ad L, con divanetto laterale, ambedue dotati di spazi di stivaggio interni. Il tavolo, di buone dimensioni, di un bel grigio cromato, può assumere varie configurazioni per potersi meglio adattare alle esigenze degli occupanti. Vari pensili per lo stivaggio sfruttano in maniera egregia lo spazio messo a disposizione all'interno del cupolino, con antelucide frontali e laterali per un comodo accesso. Sopra la dinette, completamente rivestito in morbido tessuto, dotato di numerosi faretti a LED
LED e due piccoli pensili, troviamo un comodo letto basculante ad azionamento elettrico dotato di doghe che scende in posizione notte. L'utilizzo è assicurato dalla scaletta dedicata. Il piano di lavoro, sagomato di un bel nero opaco, accoglie un lavello incassato con coperchio che può essere utilizzato come supporto in cucina. Dotato di miscilatore monocomando, fornello a tre fuochi con coperchio in cristallo nero e griglia in ghisa, più ben sei cassetti di generose dimensioni con portaposate e comoda pattumiera definiscono completamente questo funzionale ambiente. Una piacevole sorpresa per gli amanti del caffè si trova dentro il pensile cucina, dove una Krups per l'espresso a cialde può fornire un sapore intenso ai nostri momenti di meritato relax. Il lato opposto è dedicato al frigorifero trivalente Slim Dometic serie 10 da 133 litri, con apertura da entrambi i lati e alla predisposizione per la TV. Mediante una porta scorrevole che divide gli ambienti si può accedere alla zona servizi e a quella notte. Lato destro dedicato al WC con seduta orientabile Tedford C260, lavabo ampio in termoformato, capienti mobiletti e numerosi pensili con ante apribili dotati di specchi, aumentano lo spazio percepito ottenendo un ambiente bagno ampio e luminoso. Numerosi accessori impreziosiscono il vano toilette, separabile mediante comoda porta scorrevole. Particolare attenzione è stata posta nella realizzazione del vano doccia, il quale, con lo scopo di massimizzare gli spazi di passaggio, risulta, quando non utilizzato, quasi invisibile. Dotato di ante scorrevole di chiusura, miscelatore monocomando e oblò di areazione. Zona notte veramente ampia per un veicolo di queste dimensioni, con letto queen size di ben 145 cm di larghezza, testiera retroilluminata dotata di faretti di lettura e prese per la ricarica degli smartphone. Sollevando il letto è possibile accedere ad un ampio vano, sotto il quale è presente un ulteriore grande cassetto estraibile. Alcune botole realizzate nel pavimento aumentano ulteriormente lo stivaggio, mentre altre consentono un comodo accesso ad alcuni impianti tecnici. Come da tradizione, la cura degli impianti è una prerogativa imprescindibile per la casa tedesca e anche questo compact non fa eccezione. L'impianto idraulico è dotato di un serbatoio con capienza di 125 litri d'acqua chiara e 90 litri di recupero, ambedue posizionati nella parte posteriore affiancati in posizione antigelo e facilmente accessibili per eventuali manutenzione e pulizia, sia da un vano posizionato sotto i piedi del letto posteriore, sia da due piccole botole all'interno del garage. Una classica pompa a presostato, ma inserita in un punto separato e protetto con portata di 7 litri al minuto, è il cuore di tutto l'impianto. Il riscaldamento boiler è affidato alla classica Truma Combi da 6.000 calorie, dotata di comando INET con canalizzazione capillare e dispositivi di scarico e sicurezza in vano separato e protetto. L'impianto elettrico è di tipo classico, con quadro di distribuzione posto sotto il sedile di guida. Dopo avervi illustrato le caratteristiche e le dotazioni principali di questo prezioso veicolo, vi aspettiamo presso la nostra sede di Rieti per visionarlo insieme. Grazie per la vostra attenzione, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social per ulteriori approfondimenti. Buona giornata, a presto!